117esima live reaction. Pensate a quanta voglia ne ho stasera, raga. Ma davvero. Perché tanto so già come va a finire. Lo so già. Anzi, prima di iniziare, primo, se il video esce in ritardo, basta andare sotto i commenti della live reaction di Milan-Fiorentina, dove ho detto che la live reaction contro Atalanta sarebbe arrivata in ritardo. Siete stati avvertiti già 2 settimane fa che sarebbe stata pubblicata in ritardo. Secondo, se ripescate la live reaction con il Frosinone, ho già lì fatto il pronostico della partita contro Atalanta. Non voglio ribadire il pronostico per togliere minuti alla live reaction finale. Godiamoci sta partita, se così si può dire, perché ragazzi, una partita è come andare in guerra qua, è una missione. Non sai mai se torni vivo, morto, mutilato, gambizzato, non lo sai. Però diciamo che la situazione è molto tendente a tornare con tanti cazzi in culo. Buona Atalanta Milan, soprattutto a chi non è tifoso del Milan, che se la può guardare con tranquillità. Continuiamo con i nostri 864 infortunati, con Hernandez che giocherà al centro, esperimenti del pelato. Ma sapete ragazzi, finché non lo esonerano qui, è una causa persa, è una causa persa. Come già detto, finché non lo esonerano, noi stiamo qui a parlare del niente. Ogni santa partita, che vinciamo 9-0, che perdiamo 9-0, siamo sempre qui a parlare del niente. Perché questo è il Milan. Il Milan è niente. Il Milan è una squadra autogestita. Il Milan si allena da solo. Ecco cosa sta facendo. Il giorno che verrà esonerato, il giorno che verrai esonerato. Mamma mia, quanti segoni mi sparo. Mado. È dal 5-2 col Sassuolo in casa che attendo sto momento, che c'ho il cazzo in tiro pensando al tuo esonero. Ma prima o poi quel momento arriverà. Questi ragazzi non vincono ad ottobre. Verremo presi a pallate. Segnatevelo. Verremo presi a pallate. Come Udinese non vinceva dallo scorso campionato, addirittura ci ha preso a pallate. Verremo presi a pallate noi. Il sorriso di Ademola Lookman. Il sorriso di Ademola Lookman. Uno che farà minimo 2 gol stasera. Minimo. Uno che il Milan lo prenderà per il culo e se lo porterà a spasso. Lui porta a spasso il Milan, eh? Non il Milan porta a spasso lui. Si inizia. Benvenuti. Welcome to the show. Ruggeri va per il cross in movimento, non decolla. Ruggeri al cross, De Ketelare, Maignan, già 1 minuto e 53 secondi, ha fatto più tiri in 1 minuto e 53, a parte da fuorigioco, che in un anno di Milan praticamente. Va bene, facciamo fare gol anche a lui stasera, tanto. Tanto quando si tratta di prendere gol siamo i migliori, soprattutto nel secondo tempo, vero? Eh sì. Pulisic, Giroud, triangolazione, Pulisic mette la palla dentro, Giroud! Murato da Jim City, grande occasione. Jim City non sa neanche come abbia fatto. Poi Hernandez, ovviamente lui vuole sempre tirare da 86 metri. Si prende il calcio d'angolo, però ovviamente sti qua già fallo. No no ragazzi, rivedere play, questo è fallo di Cup Miners, se c'è un giallo clamoroso però. Vabbè, ormai si è capito in che situazione sta la Serie A. Si è capito. Il piede era anche un po' martellino, eh? L'abbiamo visto giocare. Danno un rigore all'Udinese. Così posso dire dubbio. Questo è almeno cartellino giallo. Che poi la punizione che Milan avrebbe calciato in curva, per carità. Perché tanto vi conosco, però intanto era un cartellino giallo per Cup Miners, che tanto poteva condizionare la partita, invece no. Molto lentamente cerca di sovrapporsi Ruggeri, ma va il nigeriano, punta Calabria, le finte di Lookman. Lookman, Cup Miners. Ruggeri adesso è piena. Ruggeri. Il cross morbido di Ruggeri. Colpo di testa di Ketelare. Appoggiarla. Clamoroso errore di De Ketelare che perdona il Milan, aveva costruito una dei birilli. Perfetta l'Atalanta, De Ketelare. Dei cazzo di birilli, ragazzi. Davanti a Maignan, Hernandez che fa così alle stelle del belga. È incredibile. Adesso capisco, cioè non riesce a fare gol del genere con l'Atalanta. Ho capito perché col Milan non ne ha fatto neanche uno. Madonna. Raga, l'avevo detto. Fa la partita della vita oggi lui. No vabbè, io non ho parole. 9 minuti 11, il risultato è ancora
ancora 0-0. L'Atalanta deve ancora fare gol. E mi sono già rotto il cazzo. Ma poi ho detto, senza francesismi, pari. Mi sono già rotto il cazzo. Florenzi per Giroud, questo è fuori gioco pieno. Si gira. Musso. Fuori gioco. Comunque il movimento di già. Qua c'è un giallo per Pasalic. Va bene, non fischiamo un cazzo. Cioè, ha dato vantaggio, ma tanto non lo ammonirà mai. Terzino del Milan verso calcio d'angolo. Ederson che è arrivato sulla volée di Tomori. Ederson tra un po' si fa autogol. Non ci meritiamo il vantaggio, Un po' non so se il tiro di Tomori andasse in porta. Ci ha regalato una palla, ovviamente. Giroud tira, tira. Ci ha regalato la palla invece che provare a saltare un uomo che comunque non avrebbe saltato. Tira, tira. E lo coglie. Che due coglioni. Dopo un altro raccordo efficace di Lookman, con Meners cerca di Ketelare. Ketelare contro Maignan. C'era fallo su Hernandez. Dubbio. Un'altra parata di Maignan. Stattonata, ragazzi, generosissima questa, perché se avesse fatto gol avrebbero rivista il VAR e avrebbero convalidato il gol. È andata bene che non l'ha passata Lookman. Ma tanto Lookman avrà tempo per fare gol, non vi preoccupate. Che il Milan giocatori veloci e tecnici come Lookman li soffre. Questi giocatori che dribblano tanto, giocano in scioltezza, Adeyemi, Thuram, gli esterni dell'Udinese, li soffre il Milan. Anche Vari, Politano, li soffre. Kvaratskhelia, ma posso nominarvene a tonnellate. Ciucuezze, Giroud appoggio. Reinert tira e buona. Meta di Reinert. Anche lui cecchina da 185 metri. Lo segue Reinders, la mette giù. Kopmeiners disturba Tijani Reinders. Tutti vogliono la rimessa. Ma come rimessa per Atalanta? Ed è anche già stata operata. Lookman sopra Loftus-Cheek. Lookman gol. Eccolo qui, ragazzi. Il 16° gol subito in 15 partite. Cosa vi avevo detto, ragazzi? Lookman oggi mette il suo nome sul tabellino. Meritato? Certo che è meritato. Ci stanno prendendo a pallate. Attaccatevi all'unica occasione che abbiamo, mezza occasione con Tomori e l'ipotetico autogol di Ederson. Attaccatevi a quella, perché del resto abbiamo fatto pena su pena. Ma non è che facciamo pena da oggi, facciamo pena da Milan-Sassuolo 2-5. Da lì che facciamo pena. E io come lo so che quando le partite si mettono così il Milan non le vince mai. Ragazzi, scusate, come vi avevo detto una settimana esatta fa contro Frosinone, pagheremo contro l'Atalanta. Track. L'errore del giocatore del Frosinone l'abbiamo pagato adesso. La partita non è finita qui, perché l'Atalanta non si ferma qui. Siamo troppo polli per fargli fare un gol solo. Tranquilli che la partita è ancora lunga. Come avevo detto prima, il Milan soffre i giocatori come lui e continuano a spingere. Hanno fatto gol adesso e continuano a spingere, cosa che il Milan non fa mai. Il Milan fa un gol e è finita la partita. Che squadra del cazzo. Continuate a difendere chi c'è in panchina, bravi. Musa contropiede verso Loftus-Cheek. Ah no, Hernandez sbatte contro Teron. 4 contro 2, ragazzi. Benvenuti nel mondo Milan. 4 contro 2. Il Milan manda a puttane il contropiede. Lookman in 1 contro 6 ha fatto gol. 1 contro 6. Il Milan in 4 non sfrutta il contropiede. Perché meritiamo di peggio? Ecco perché meritiamo di peggio. Che tanto stasera l'Inter gliene fa almeno 4 all'Udinese. Siamo quasi alla fine del recupero, ragazzi. Lookman, Musa, dai, non c'è fallo, dai, su, rialzati. Randers, Loftus-Cheek e calcio d'angolo, basta. Calcio d'angolo va a Florenzi. Mi sta giocando un'ottima partita fin qui. Ultima azione del primo tempo. Per fortuna. Dentro Giroud, gol. Sì, si aspetta.
E l'unica cosa positiva di questo gol è che si va all'intervallo non sotto, ma c'è tutto il secondo tempo pieno di emozione e di cazzi in culo, perché questa partita, ragazzi, date retta, a me finisce male, finisce malissimo, perché se continuiamo a giocare così, a essere presi a pallate, questa partita vi farà divertire parecchio. Amanti di Pioli, amanti di Pioli, esultate, esaltatelo, esultate più che potete. Avete un quarto d'ora di intervallo per esultare adesso, perché poi inizierà il secondo tempo e vediamo, facciamo i conti. Vedrete questo gol come lo paghiamo presto. Finisce il primo tempo, the best is yet to come. Allora, intanto complimenti al Milan per aver preso un altro gol da rimessa laterale. La palla inattiva, quello che è? Vuol dire che... Non sapevo che le palle inattive fossero così soporifere. I tifosi dell'Atalanta che fischiano la penna quando entra in campo, quando sanno che c'era un cartellino arancione per i loro Cup Miners. Un po' pagliacciosa, comunque vabbè. Iniziamo e non parlo mai di arbitri. Ciucuezze, Loftus-Cheek, vediamo cosa combina. Giroud è riuscito a girarla con il quadra la porta, mai, ma se ne parla nemmeno. Non si può neanche prendere in considerazione l'anticamera del cervello, l'idea di cogliere la porta. Bene così. Ederson cerca la strada per il cross, è una buona idea. Ederson sinistro, fuori. Ci stanno prendendo a pallate, ragazzi, ci stanno prendendo a pallate, ma tanto poi tutti i nodi verranno al pettine. Ragazzi, che pena. Ma cioè, cosa vi abbiamo fatto di male noi per meritarci questo? Cosa abbiamo fatto di male per meritarci Pioli, allenatore del nostro Milan? Scalvini da centravanti, Scalvini, Maignan. Avete rotto il cazzo. Avete rotto il cazzo di ste praterie. Tutti che indietreggiano, nessuno che ci mette un cazzo di piede. Gli altri contro di noi non lo fanno mai. Non lo fanno mai. Madonna, meritiamo di perderla 8-1 sta partita. Vedrete Lookman quanti altri cazzi nel culo ci mette, vedrete, solo questione di tempo. Scalvini, Lookman, dorme Loftus-Cheek, dentro la palla, Lookman, 2-1, andiamo così, e dai che lo esonerano, ancora Lookman. Cosa avevo detto io, ragazzi? Almeno due gol fa oggi Lookman, e c'ho sempre ragione. 17 gol presi in 15 partite, e adesso voglio il terzo. Io voglio il terzo, perché dobbiamo essere umiliati. Dobbiamo essere umiliati, ce lo meritiamo. Godo così, Lookman. Assist di De Ketelaere, che ha fatto più assist contro il Milan che con il Milan. D'altro canto abbiamo preso gol da Brescianini, cosa vi aspettavate? Però il Milan ha vinto contro Frosinone, quindi il gol di Brescianini è ininfluente. È stata una dormita colossale quel gol, però il Milan ha vinto, quindi secondo i capisciers, qua rubo una cheat, secondo i capisciers, il Milan contro Frosinone poteva prendere il gol del 3-1 in qualsiasi modo, che tanto andava bene, perché tanto il Milan aveva vinto. Certamente. Che schifo, che obbrobrio, che squadra di merda e che allenatore di merda. Ruggeri, De Ketelaere ancora dentro, De Ketelaere, la spara è rimessa laterale, ma c'è andato ancora vicino, ragazzi. Raga, ogni azione è un gol che mi flasha davanti. Che pena, ragazzi, ma questa è la difesa che c'ho più buchi di un eroinomane, cazzo. Calabrian ci sta capendo un cazzo, ragazzi, non ci sta capendo un cazzo. Cioè, non è nuova come cosa, La sta trasformando. Devo dire che anche Gasperini ha cambiato un po' l'identità tattica di questo secondo tempo e la squadra ha risposto. Perché Gasperini, a differenza di quell'altro coglione, è un allenatore. Allenatore che a me piacerebbe tanto avere. Guarda, da lì, che brodi che siete, che brodi. Siete dei brodi. Tomori in vantaggio su De Ketelaere, la vuoi dare a Maignan in angolo. Che popò di brodi che siete. Maners, Zappacosta di tacco, Scalvini.
stanno prendendo pallate proprio. Altro contropiede, vediamo un po' quanto va a puttane. Te Hernandez ed è già fermato da Ederson. Arriva primo giallo per l'Atalanta dopo 71 minuti. Quindi vabbè, a parte quello per Koopmeiners, che ripeto era un cartellino arancione, non hanno fatto falli. Entra Jovic. Speriamo sia in forma come l'ultima partita. Speriamo si sia messo la testa a posto questo ragazzo, perché io ho sempre detto che il talento a lui non manca. Vediamo. Ma sta partita, ragazzi, anche se la pareggiamo, c'è da cagarsi in mano lo stesso. Non vi preoccupate. Che poi mi viene da ridere, no? Ha tolto Loftus Cheek dopo averlo rincoglionito come un tacchino. Gli ha affidato 806 compiti diversi. Questo gioca male ed è ovvio che lo togli. Complimenti, Pioli. Koopmeiners lo aspetta, Teo Hernandez. Va a Scalvini. Lo serve Koopmeiners. In vantaggio Koopmeiners. Che cazzata di Tomori. Calabria ancora. Koopmeiners. Lookman. Maignan. Ancora. Madonna, quasi tripletta. Ma cosa hanno visto i miei occhi? Che difesa del cazzo. Che difesa del cazzo. Applausi a Maignan e basta. Applausi a Maignan. Lo criticate tanto. Applausi a Maignan. Applausi a Maignan. E zitti. Che se Maignan giocasse nell'Inter, l'Inter avrebbe preso 0 gol quest'anno. E che c'è una difesa di cerebrolesi. Questo è il problema. Che schifo. Che schifo di squadra. Cioè, dov'è la dirigenza qui? Dov'è? Cosa cazzo fa? Ma è più assente di uno che lascia la scuola in terza media. La dirigenza questo schifo non lo vede. Non lo vede che c'è un allenatore del cazzo. Pulisic contro Zappacosta e anche con Maners. Palla dentro, sfila Jovic, gol. Immeritatissimo. Cioè, cercate sul dizionario la parola immeritato e vi esce Atalanta-Milan 2-2 per ora. Adesso prova il telecronista, sto buffone del cazzo, ha detto adesso Milan prova a vincerla. Ma cosa vinci? Che ci stanno prendendo a pallate in bocca. Io aspetto il 3-2, sapete, tipo 94-95, una cosa così. Ragazzi, è una legge, il Milan deve prendere gol negli ultimi minuti per forza. Che farà Schelia? L'ha fallito contro il Napoli. Piccoli gliel'hanno annullato, che 10 volte quel gol lì non lo annullano. La parata di faccia di Maignan con la Fiorentina, per la legge dei grandi numeri, il Milan oggi perde il finale. Metto la firma, metto la firma. Raga, lo fanno, oltre a due, lo fanno. Datemi retta. A sto giro sono iperconvinto che lo fanno. L'Atalanta, che è una squadra di calcio, quando subisce il gol del 2-2 sa reagire. Quando sta vincendo meritatamente e immeritatamente prende il gol del pareggio, sa reagire. A differenza di questa squadra di ingrati del cazzo, che quando prende il gol del, neanche del pareggio, ma del 2-1, si caca in mano. Io non spero che l'Atalanta faccia il terzo, ma che faccia anche il quarto. Entra Muriel, Muriel, spero che tu faccia svegliare tanti milanisti. Giusto noi, perché con l'idea di dirigenza non li sveglierai mai. Che occasione. Pulisic, sono già tutti rientrati ovviamente. Pulisic. Zappacosta cerca il tiro, Pulisic. Non una grande idea, un po' egoista qua l'americano. Gasperini entra verso la... E basta così. Questo è sufficiente. Spero abbia espresso tutto. E non bestemmio, perché ci sono diversi ragazzi che guardano i miei video e le mie live. E per una questione di principio non lo faccio. Ma dentro di me ne sto tirando parecchie. Già il Milan dà il brutto esempio con sto gioco di merda. Non voglio mettermici anch'io dicendo cose che potrebbero urtare la sensibilità di certe persone. Entra dopo. Il nostro killer di fiducia. Paolo di Jovic. Scusate. Perché ok che stiamo meritando il peggio. Però Jovic viene ammonito per aver fatto lo stesso fallo che Koopmeiners ha fatto su Teo Hernandez. Non è che ci hanno negato un calcio di rigore. Però è una questione etica. Sei di recupero. Sei lunghi minuti. L'Atalanta ha 6 minuti per vincere la partita. Datemi retta. Guardiamocela fino in fondo, perché secondo me la sorpresa è dietro la...
l'angolo. L'Atalanta non può finire la partita così, cioè, parliamoci chiaro, non può. L'Atalanta non se lo merita di finire la partita così, non si merita sto 2-2. Calabria. Già ammonito! A casa! A casa! Siccome te sei Maldini, vero? Che ti puoi permettere di fare questi interventi, eh? Tu sei la reincarnazione di Maldini. Sì, ma te sei il buco del culo di Maldini, ecco chi sei. Raga, Musa terzino, prendiamo gol. Raga, ha messo Musa terzino, esattamente come contro Lecce. Sta ripetendo il solito errore. Prenderemo gol. Segnatevelo. 5 cartellini rossi in 15 partite. Non so se è chiaro. 5 cartellini. C'è la squadra che ne ha presi di più dopo il mio. Ne ha presi 2. Il Frosinone, 2. Kubanerz. Milanciuk. Dentro. Muriel, Muriel, Muriel di tacco. Luis Muriel. L'ha vinta l'Atalanta. Ve l'avevo detto. Sì. Sì. Ci hanno preso per il culo. Per 97 minuti ci hanno preso per il culo. Come vi avevo detto, dopo il gol del 2-2 l'Atalanta non si arrende. Io spero che con i gol del Napoli, che con i gol del Lecce, che con il gol dell'Udinese, che con i gol dell'Atalanta, certe persone si siano svegliate. Ma certe persone purtroppo non si vogliono svegliare e mai si sveglieranno. Sì, si buttate sulla palla, Tomori che tira, vaffanculo, vai. Sì, così, vi prego, perdete anche contro il Monza. Io spero che il rosso di Calabria valga anche per la Champions League, guarda. Madonna, quanto cazzo godo. Dai, che lo esonerano. Allora, per chi mi dice che sono uno che ti fa contro, io tornerò a gioire per i gol del Milan e a rosicare per le sconfitte quando verrà esonerato Pioli. Chiunque venga in panchina, allora lì si farà reset. Torneremo al pre-Milan Sassuolo. Si prende gol, ci si incazza, si fa gol, si esulta. Ma finché Pioli non viene esonerato, per me Milan più perde, più godo. Fine della discussione. Finisce! E andiamo! E andiamo! Quarta sconfitta stagionale! 6 comprese quelle di Champions League! E voi non lo esonerate! E voi non lo esonerate! Bene così! Forza Monza, cazzo! Voglio la tripletta di Colpani domenica! 3 cazzi nel culo anche dal Monza, non aspetto altro, cazzo! Ci vediamo per il Newcastle! E forza Newcastle, cazzo! Ragazzi, no, raga, ora, ok tutto, ma se battiamo il Newcastle è finita, perché loro sarebbero capaci di abbonargli la retrocessione in Europa League. Sarebbero capaci di dire che è un risultato eccellente. Meglio perdere con il Newcastle. Date retta a me. Alla prossima.